I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Grande P-Lion, ragazzi, ma è un venerdì meraviglioso. Happy Children, al secolo Pietro Paolo Pelandi. La famosa P del nome è per quello. E Lion, ora sto per dire una roba che ripesco dalla memoria. Vai, 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 sei, sei pronto a lanciare? È come DJ Television, DJ TV. Già ieri abbiamo sbagliato, vai. È proprio DJ Television che la ricordo questa roba. Il Lion, se non sbaglio, era perché lui era di origine nobile e credo che avesse nell'immagine del casato un leone. Sei sicuro? No, che era ghiotto di quella merendina che andava tanto forte in quegli anni. No, mi ricordo una roba del genere. Bravissimo. Vedi, ci ho azzeccato. Mi sono buttato. La P proviene dalle iniziali, mentre il leone è il simbolo del casato nobiliare del padre. Sì. Mi siete forse dimenticati di me? Quanto ci sei mancato. Ma posso dire una cosa? Non parlate più di cose che interessano la gente. Ha ragione. Dovremmo farla al più presto. Hai ragione, ma che stiamo parlando con un altro ricco, però meno nobile. Chi è? Un presidente. Ah, quello che dice Gigetto. Quello lì. Sempre ricco. Ragazzi, parlate dell'annoso problema del rincaro dei posti barca. Com'è il posti barca? No, del gas. Delle bollette. Che cos'è il gas? È per la cucina. Riscaldamento. Non ci ho messo piede. L'induzione? L'induzione? No, No, schiavi tu. Io non so che cos'è l'induzione. Quindi non ho proprio idea di come vada. Mai visto una cucina. Allora, interpreto il pensiero di Gabriele. Sì. Basta chiedergli in privato chi è la persona in questione, che già mi ha formalmente diffidato. No. Dai, sì, se l'è presa. Il poverino. Perché noi ricchi siamo un po' stronzi. Con questo. Così proprio siete amici adesso, sì? Hai fatto bene a dirlo. No, non troppo. Troppo, no, va no, bene. No, va bene. Si sta scherzando. No. Basta, non vogliamo intervenire e dire più null'altro. 342-00-00700, cominciate voi che è meglio. Ullalla, 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 è il momento del trio Medusa. Sì. Ullalla, 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 è il momento che lancia la sigla. Verdi 7 ottobre 2022, questa è Radio DJ. Canta la Patrizia. Buongiorno, va tutto bene. Va gonfie vele. Il trio Medusa. Motocicletta. Riesci a capire? Tipo tutta pop. C'è il trio Medusa, quindi io non so. Canzoni travisate, sembra fighi piot. Tre culattoni, una quota rosa. Pink Floyd, ora senti come suona. Comincio la mattina tutto in culo alla balena. Come dice Lino, porca puttana. Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfie vele. Se mi chiedi cosa ascolto, il trio Medusa. Medusa l'ascolto, bentornati da parte di Giorgio, Gabriele, Furio. Dai, che è finita un'altra settimana, è venerdì, pronti a sciabolare con Andrea e Michele che salutiamo. E che poi rivedremo domani. E domani siamo a Milano. È vero, è vero. Ci siamo, anche loro. È già DJ Ten di Milano, incredibile. Ragazzi, è già arrivata, quindi domani pomeriggio vi aspettiamo al DJ Village. Sì. Che è all'Arco della Pace, non più lì. Però come ci riconosciamo tra noi e loro? Portate un fiore, che so. Che possiamo indossare. Una roba colorata così. Io sai che cosa pensavo? Avete presente il sistema con il quale il giocatore di scacchi mima? Quello con quale brava, esatto. Sì, di ieri potrebbe indossare quello e poi fare la faccia felice. Faccia sorpresa. Tra il sorpreso e il felice, però questa sensazione. Non lo so che cosa possiamo fare. Una rosa rossa, portiamo una rosa rossa così ci riconoscete. Potrebbe essere un'idea, non è stagione di rose.
cose, però si può fare. O se no, che so, un cerchietto. Sventolate 20 euro. Esatto, bravo. O se no, che so, un cerchietto con i peni, una roba legale. Sì. No, no. Dai, allora domani saliamo su, vi aspettiamo al Village 15:30 circa, piazza. Abbiamo detto all'Arco della Pace, proprio perché è stata cambiata la location. Quindi Arco della Pace, tutti lì. Patrizio, ci sarai? Io no. No, Veronica, ci sarai? Io sì. Oh, evviva! Matteo da Varese. E porta sto mazzo di fiori. Dai, su. Allora scusa, portate i fiori a Veronica. Esatto. Vogliamo dire tanti fiori per Veronica. Ecco qua. Stella, fai un salto anche tu. Mi raccomando, una bella corona di fiori. No, sì. Di un cuscino. Un cuscino di fiori. Tra poco parliamo con una persona perché abbiamo scoperto che lo sport dove si bara di più è il golf. Lo sapevate? Sapevatelo su Radio DJ. I miei occhi sono l'unica cosa che intravedi e sono sufficiente a dirti tanto. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Ora siamo fuori tempo. Marco Mengoni, tutti i miei ricordi su Radio DJ, chiamate Roma 3131. È da ieri che ci penso, ed è da ieri che dico, dobbiamo disturbarlo, dobbiamo tirarlo giù dal letto. Sì, perché questa notizia per noi è stata sconvolgente. Allora, già sugli scacchi che si barasse per noi era una cosa quasi difficile. Sì. Ma poi con questo sistema veramente molto ingegnoso. molto ingegnoso. Però appunto uno si aspetta, che so, uno degli sport dove si bara di più, il calcio, perché puoi simulare, no? Simulatori, voglio dire. Adesso col VAR un po' meno, però è il golf. Ma che poi è giocato da dei gentlemen, è uno sport solo per gentlemen. Inteso proprio così, solo uomini. Abbiamo la qualifica esatta, è credo direttore generale Riders Cup 2023. Per dirvi, secondo evento più importante al mondo dopo l'Olimpiadi. Buongiorno a Gianpaolo Montali. Buongiorno ragazzi. Grazie, perché sappiamo che questo è un momento molto complicato per te, cioè starai già con la testa sotto la sabbia per quante cose devi fare. Ma sì, proprio in questi giorni si sta disputando quello che sono 4 giorni di eventi sulla città di Roma, che è One Year to Go. Esattamente, mancano 358 giorni alla cerimonia inaugurale della Ryder Cup. Quindi abbiamo i due capitani a Roma, conferenza stampa, incontro a Marco Simone, chiccio simbolico dal Tempio di Venere dentro il Colosseo, conferenza stampa e anche incontro con il Santo Padre in Vaticano. Quindi giorni pienissimi, ma per voi io ci sono sempre. Grazie. Oh, non ti dimenticare che noi abbiamo promesso che vogliamo provarci in questo sport, perché poi abbiamo scoperto che è uno sport in realtà che vive di pregiudizi, nel senso che anche i costi dell'attrezzatura, avete fatto un accordo molto bello con Decathlon, se non sbaglio, dove tu puoi prendere tutto a prezzi molto accessibili. Certo, la finalità del progetto è proprio questa, dimostrare a tutti che questo è uno sport veramente aperto a tutti, ma soprattutto della possibilità di tutti. È uno sport che costa meno del tennis, costa meno dello sci, e quindi stiamo lavorando su questo progetto proprio con una serie di eventi e soprattutto una serie di progetti come il golf nelle scuole, il golf delle donne, l'inclusione sociale, e vedrai che dopo questa, la vera legacy che lasceremo dopo la Ryder Cup sarà quello di far capire agli italiani che è uno sport accessibile e soprattutto molto divertente e che fa bene. E dove si può barare? Abbiamo scoperto questa cosa. Gianpaolo, spiegaci come si fa. Allora, intanto ho seguito bene questa storia dello scacchista, che sono appassionato. Okay. Ma allora, il golf ha una caratteristica, no? Perché abbiamo portato il golf nelle scuole? Perché è uno sport che sulla carta è e deve essere assolutamente educativo. Il golf è l'unico sport dove non ha l'arbitro e tu sei arbitro di te stesso. Quindi non c'è cosa peggiore nella vita che ingannare se stesso. Quindi chi lo fa veramente non soltanto viene meno quelle che sono l'etica dello sport, ma viene meno che a se stesso. Quindi è veramente una cosa imbarazzante. Però vi dico una cosa che forse non la sapete. Voi immaginatevi, no? La persona che più di tutti bara e ha barato nel mondo del golf è un presidente degli Stati Uniti d'America. Oh, è stato! Ma veramente! Trump, è vero, non ci credo. Ha parlato di 3 campi da golf straordinari in giro per il mondo. È uscito un libro da poco, non sono io che lo dice, in cui proprio rivela esattamente tutti quelli che sono gli inganni fatti dal Presidente della Repubblica per fare che cosa? Per mantenere il proprio handicap. Ha fatto delle cose allucinanti. Quindi vi lascio immaginare il Presidente della Repubblica americano che bara, sposta la pallina,
togliere, spingere le palline degli avversari dentro i banchi. No. E può succedere questo, però non è etico. Scusami, Giampaolo, ma con tutta la tecnologia di cui abbiamo disponibilità, non c'è modo per evitare? O è proprio un principio, diciamo? Ma non essendoci un arbitro, il principio non c'è l'arbitro, quindi ti autodisciplini. Cioè non è previsto nel golf, quindi è sulla fiducia. Ti autodisciplini, però nelle gare internazionali, beh, questa è una cosa praticamente impossibile da poter fare. 10.000 telecamere, sì. Certo, gente che gioca nei tornei domenicali, il sabato e la domenica, ma la cosa però interessante è questa, che durante la gara esistono dei marshal che però non seguono i giocatori, che vengono solo chiamati a interpretare alcune situazioni in cui la pallina magari è in posti non giusti, coperta o si affossa, ma non prendono decisioni loro. Addirittura i punti marcati durante la gara di golf li marcano i giocatori, quindi si va tutto sulla fiducia reciproca, e questo è veramente il vero stile di questo sport. Ed è per questo che lo ritengo altamente educativo. Tu nasci nella pallavolo e passi per il calcio. Quali tra questi due sport secondo te è quello nel quale hai visto più gente, come dire, tentare, ecco, di venire meno al questo principio del golf? Caro Giampaolo, io mi ricordo benissimo una delle prime lezioni di pallavolo che ho ottenuto addirittura con Giorgio, e ci insegnarono a barare sulla battuta dell'avversario. Senti se tu la insegni, conosci. Complimenti al maestro. Quando la palla arriva, dice, e avete il dubbio, copritela col corpo e chiamate fuori in modo che l'arbitro non la veda. Pazza, ragazzi, questa è te la facevi questa? No, veramente, quindi, secondo te si barra di più nel calcio o nella pallavolo? Guarda, io sono stato molto fortunato, io vengo dallo sport come la pallavolo, che ha le stesse caratteristiche secondo me che ha anche il golf. Ti faccio un esempio particolare, la cosa che più mi piaceva quando ho deciso di fare l'allenatore di pallavolo era questa rete che divideva, cioè tu devi battere l'avversario senza il contatto fisico, ma solo attraverso che cosa? Strategia, tattica, anticipazione motoria, coordinamento tra le persone, gioco di squadra. E quindi questa è una cosa per me straordinaria. Ma c'è una cosa che, tanto che avete detto che avete giocato pallavolo, c'è una cosa che è vietata. Adesso vi faccio una prova del 9. Cos'è? C'è una parola che nella pallavolo è assolutamente vietata. Quando gira una palla in alto e sta per entrare nel vostro campo, qual è quella parola che voi non potete mai dire? Mia! No, fuori, quella la puoi dire, non puoi dire tua, giusto, tua. Ah, certo. Non puoi dire tua, certo. Cioè, l'assunzione di responsabilità nel mondo della pallavolo è esattamente uguale all'assunzione di responsabilità che hai il golf. Non parliamo del calcio. Vabbè, il calcio ha lasciato delle tracce. Giampaolo, che bel profumo di intelligenza ogni volta che tu intervieni in questo programma. Dai, buon lavoro e ti aspettiamo qui per le novità sulla Ryder's Cup. Un abbraccio enorme, grazie. Ciao Giampaolo. Grazie. Aspetto. Ma come no? Veniamo, te l'abbiamo già detto. Anzi, ti carichiamo così con un gruppo che in qualche modo è legato al golf, perché sono le Hall, ragazzi. Quindi buca, se l'è buca. Oh, make me over. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Posso raccontarvi una barzelletta sul golf? Vieni a giocare al golf. Ma quella è una vecchia barzelletta. Ma come l'attrezzatura? Il presidente, lei che gioca a golf? Non ci sono donne. Però non esagerare con le domande. Troppe domande gli fatto. Chi è quella ragazza lì dietro? Veronica. Ciao Veronica, mi dai il tuo numero? No, mi deve scrivere in DM su Instagram. Mi hanno detto che il numero è 342-00076. No, sembra essere quella della diretta. Chi è? Chi è a parlare? No, nessuno, sono i rumori. Se smetti di fargli domande, si addormenta. Hanno fatto un sondaggio. Chi è che ha barato? Vedi? Ragazzi, in tanti sono arrivati qui dei messaggi di gente che fa anche coming out e dice è vero, io una volta nella vita ho barato. Ma hai visto la storia della battuta sulla pallavolo in quanti? È veramente un vecchio trucco che ti dava. Allora, tra poco entra il premio e fa una carrellata negli sport meno puliti del mondo. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.
mi domandavo come sarà il codice fiscale di George Ezra. Vabbè, sarà GRG EZR. Ezra. Ezra, facile facile. O magari si semplifica perché no. Sai, perché a volte si può semplificare. Si può anche mettere una vocale, no? In alcuni casi, sì, se non hai. Ci avevano spiegato. L'avevamo fatto, vi ricordate? Comunque, abbastanza. C'è addirittura il generatore di codici fiscali. Le 737, questa è Radio DJ. Tanti messaggi al 342 00 00 700. C'è qualcuno che ci scrive che, dopo aver sentito uno dei primissimi interventi di Giampaolo Montali, gli farà piacere saperlo, ha detto: sai che c'è? Ci ho provato e mi sono veramente divertito. È vero, è uno sport alla portata di tutti. Laurea che ha, cioè, chiaramente dipende. Per esempio, io spenderei gran parte del capitale per l'abbigliamento. Quanto ci dovrebbe avere il cappello col pompon? Sì, no, sì, senza sporcarlo mai. E io invece, cioè, sai in che cosa spenderei tantissimo? No. Nella macchinetta, la vorrei tutta accessoriata. Ma quella sarà a disposizione del circo. No, no, io la voglio privata. Sì, 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 con la mia faccia sopra, con la targa personalizzata, con la macchinetta da Roma. Con l'audio alzato, certo. Tamarro, con i cosi, con le sospensioni. Da bullizzare poi. Certo, con l'adesivo Energy dietro. Fanatic. E con le sospensioni che fanno. Allora dobbiamo dare il benvenuto a un'ascoltatrice VIP. Lei capirà, eccolo qua. Yes, yes, la dude. Parliamo ovviamente di Flavia Vento, che avete visto che uno cita le ore come facciamo noi, quindi lei è alle 6:30. Sì. E ha visto un UFO, ragazzi. Quindi ricordiamo che Yeses la Dude è la cosa da dire all'UFO per evitare di essere evirati. Se voi siete in giro, come è successo all'ottima Flavia, vedete un UFO alle 6:30, ricordatevi di dire sempre Yeses la Dude. È un salvacondotto, cioè con quello vai tranquillo. Qualcuno diceva in rete che si tratta a quell'ora, in quella zona, si tratta della Mezzia Terme Tallinn. No, è Orione. È Orione. Ho visto tanti esperti che dicevano: Flavia, ma a quell'ora Orione non si vede. Lascia perdere. Io sono sicuro che lei non è una che bara. Allora, c'è stata questa sapidissima gag. Previ, ma ci trovi gli sport in cui si bara di più? E lui ha capito solamente la parola bari. Anzi, prima hai capito bar. Bar. Noi abbiamo una lavagnetta dove segniamo tutti i nostri argomenti. Naturalmente. Segniamo, e ieri, prima di andare via, io e Veronica di solito facciamo il punto. Allora, domani abbiamo... Allora, vediamo bar, un po' bar, speciale bar. Dica che bar. Ma perché? Bar, perché c'è stata la classifica dei bar. Ho detto, oddio, devo rifare. No, dice Veronica, è Bari. Abbiamo parlato di Puglia. E quindi tutto uno speciale su Bari. Devo fare una ricerca sulla Puglia come mio figlio, praticamente. No, i Bari. Dove si bara di più, Previ? In quali sport? Ma non c'è una classifica degli sport dove si bara di più. Però ci sono vari episodi di Bari e inganni, naturalmente. Ah, quelli eclatanti, quelli che hanno fatto epoca. Per esempio, vi ricordo Rosie Ruiz, che negli Stati Uniti divenne un caso quando nel 1980 corse la maratona di Boston e fece un tempo incredibile, 2 ore 31 minuti e 56 secondi, che in quel momento era il terzo tempo femminile più basso. Ha preso la metropolitana. Come noi! Vabbè, ma perché non si può. Ci vuole poco. Però è arrivata, che naturalmente era fresca come una rosa. Sì. Qualcuno si è accorto che non aveva neanche sudato e si sono accorti che... Voglio ricordare Matteo Curti, che taglia il traguardo della maratona di New York con il piumino, il pettorale e le buste dell'Apple Store e gli danno prima la medaglia. Non è che sono così accorti nei controlli. Sali a New York, se tutto ci pensi. Sì. Gabriele, io mi aspetto una grande prestazione da te a New York a questo punto. Michele Maiolo, ma i monopattini ce li hanno a New York? Secondo me sì, li affitti, no? Affitti, lo lasci un attimo prima. Ovvio. Poi c'è il caso di Boris Sonyshenko, pentatlon moderno a squadre a Montreal 76. Lui era bravissimo, super campione, imbattibile, imbattuto, e quindi non aveva bisogno di truffare, ma si inventò questa cosa. Nella sua specialità, che era la scherma, nella guardia della sua arma, quindi la parte dell'elsa che copre la mano, fu ritrovato un interruttore che lui stesso azionava quando portava il colpo. E l'interruttore si connetteva alle luci. Allora, si nella scherma funziona così: che la stoccata viene segnalata da un circuito. Esatto. Nel senso, si chiude un circuito come e si accende la luce. Praticamente l'interruttore azionato interagiva con il tabellone che segnava il punto automaticamente, anche quando la pressione della sua spada non era sufficiente a far scattare. Ha barato, ma ha inventato la domotica. Tra l'altro, era bravissimo e favoritissimo. Ma perché? Però
perché? Sul sicuro. Vi ricordate il sabotaggio di Tonya Harding, la pattinatrice? Fecero pure un film nel 2017 e vinse un Oscar. All'inizio degli anni 90, praticamente il marito di Tonya Harding, grande campionessa di pattinaggio, assoldò uno scherano. Un mezzo sbandato. Un mezzo sbandato. Per fare del male a Nancy Kerrigan, che era la sua acerrima nemica. Naturalmente la Kerrigan non si fece poi alla fin fine così male, rientrò, arrivò seconda, prese l'argento, e la Harding ottava, con ignominia naturalmente. Pure, che poi venne scoperto. Ma il caso più bello è quello di Rocas, Roberto Rocas, portiere cileno che si accascia al suolo improvvisamente per le qualificazioni dei mondiali del 1990, colpito da un fumogeno che in realtà gli arriva a 6 metri di distanza. E vabbè, però lo spaghetto, la luce. Quando ti illuminano subito con una luce intensa, tu perdi senso. Lui si butta per terra, giocava Cile-Brasile, perdeva il Cile 1-0, quindi sarebbero stati fuori. Si butta per terra e con uno scalpellino, ok, che stava nel guanto, si dà delle botte in faccia, si provoca delle... Quindi lui si era portato sapendo che magari l'avrebbero contestato sotto la curva. Squalificato a vita. Il Cile naturalmente non va ai mondiali, passa al Brasile. Allora, stanno arrivando molti messaggi, tra poco sentiamo dove si bara di più. Ma intanto ti domandano: a Subbuteo è mai barato? Ma non si può barare a Subbuteo. Come no? Cioè, come contestare. Io ho giocato con 13 pupazzetti per un torneo intero. Vabbè. Ma la super caracca che butta tutto dentro. Quello io c'ho un mio amico Marco, poverino, anzi lo saluto, ancora se lo ricorda, sì, proprio la super caracca che praticamente entrava tutto gol. Ma come gol? Sì, gol. La vergogna del Subbuteo. Certo. Fammi capire. Quando sei tu a cercarmi, io ci sono sempre. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Madame Fabi Fibra e Lazza, che sta vivendo un momento di grande visibilità, tant'è che l'altro giorno girava sui socials un'immagine del TG1, credo, che parlava di un altro rapper che non era Lazza, e c'era la foto di Lazza dietro, che, come dire, è abbastanza riconoscibile, no? Beh, sì, Lazza, sì. Succede. Ogni tanto succede anche noi, quante volte abbiamo annunciato. 342-00-00-700, due episodi veramente clamorosi e celeberrimi. Il primo: buongiorno trio. Buongiorno. Giuseppe dalla provincia di Bari. Ricordiamo la mano di Dios, Maradona. Quella è proprio quella anche a barato, quella è stata arte. Quella è arte pura, la mano di Dios, ragazzi, da lì è nato tutto. Anche l'epica, no, legata naturalmente a Maradona. Tutto, sì, perché poi 5 minuti dopo fa il gol più bello della storia del calcio, quindi che vuoi fare? Infatti sarei chiamata per dire, chiamato l'aiuto. Da portarsi il punteruolo, insomma, non c'era tanta malizia. Ancora. Beh, a proposito di barare o di tentare di barare, c'è un episodio molto famoso in cui Michael Jordan era stato avvelenato con delle pizze, ma ha fatto un miliardo di punti nonostante giocasse praticamente mezzo morto. Allora, Patrizio, visto che hai un cappellino anche con la sua effigie, se non sbaglio, viene spiegato benissimo in The Last Dance, che è la serie su Netflix. Cioè, lui praticamente era, se non sbaglio, a Sacramento. Ora non ricordo. Comunque, prima di una delle partite più importanti della stagione, dei playoff Chicago Bulls, di notte mi pare, a fame, pizze, un fattorino che evidentemente era dell'altra squadra. Gli ha portato la pizza che aveva ordinato ed era contaminata da, ora non ricordo che sostanza, che però è stato malissimo. Un lassativo. Esatto, lui è stato malissimo tutta la notte, quindi vi posso... Però lui non sa se ha preso magari semplicemente un virus, o se questa pizza è anche... Comunque gioca lo stesso e fa la partita della vita. Quindi ho spoilerato. Esatto, assentandosi ogni tanto, perché quando chiama bussano. Questa storia dei lassativi nel calcio si è verificata tantissime volte negli anni 70-80, non andavi a fare certe trasferte, non dovevi toccare niente. C'è stato recentemente anche un caso di cronaca che ha visto la corsa, mi pare che erano due rivali e uno ha purgato l'altro per evitare che andasse nella gara, sicuramente qualcuno all'ascolto se lo ricorda. C'è Claudia dal Sudafrica, buongiorno Claudia. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Sudafrica dove?
Da Naisna, noi Naisna. Abbiamo già parlato. Ah, ci siamo già parlati, abbiamo già detto. Naisna è una città meravigliosa, splendida. Sì. E scopriamo che tu sei una moglie di un ex giocatore di cricket. Cricket inteso come non quello con le porticine piccoline, ma il cricket... Quello il classico gioco inglese esportato in India, quello cricket, più... Il cricket è vero, vero. Esatto. Sì. Cioè quello che dura giorni e giorni, no? Sì, esatto, quello senza limite. Ok. Ed è uno sport dove si bara, tutti lo dicono. Perché? Perché è noto, infatti hanno dovuto trovare delle soluzioni perché era diventato una cosa quasi impossibile fare i campionati anche internazionali. Fanno cose stranissime tra l'altro, ad esempio ultimamente un australiano mi sembra sia stato squalificato per un anno dal torneo internazionale perché aveva un pezzo di carta vetrata in tasca prima del lancio della palla, grattava sulla palla con questa carta vetrata per dare uno spin particolare alla palla e il bowler, cioè quello con la massa, non riusciva, quindi fanno cose stranissime, difficili da raccontare, però cioè, tipo non so, una bomba a mano, sai, tipo fai finta, certo. Beh, no, so che per esempio in alcune partite di baseball alcuni giocatori attaccano la gomma da masticare, no, cioè sulla palla per dargli... Perché cambia forma e cambia peso e quindi spina in un modo diverso. Ma scusaci, tuo marito è ex per questo motivo, perché barava anche l'altro? Non vogliamo farci i fatti tuoi, però no. Insomma, no, okay, no. Lui ha giocato da giovane come tutti i sudafricani. Ah. E poi ha scelto un'altra carriera. Cioè ci stai dicendo carriera. Che è più il cricket che il rugby? Beh no, saranno uguali, cioè sono i due sport. Tutti e due. Sì, ma il cricket è storico, no? Sì. Ma sì. È molto in tutta la nel mondo Commonwealth, sì, in pratica, ecco. Perché ovviamente nasce in Inghilterra e l'hanno esportato durante l'imperialismo. Ma tra l'altro una delle grandi parlando di altre situazioni ma sempre legate al Sudafrica, una storica partita molto contestata fu la finale che il Sudafrica vinse di rugby alla fine dell'apartheid, quando furono riammessi, certo, anche quella rievocata in un film molto molto bello, Invictus. Esatto. Claudia, hanno avvelenato tutti. Vabbè, questa è la tua visione, Claudia, ti dobbiamo salutare, grazie, un bacio, buon venerdì, ciao. Una delle esibizioni più belle viste all'Eurovision di Torino di quest'anno, Rosalind con Snap. Ci fermiamo un attimo e poi dopo facciamo un punto sulla storia della partita del Sudafrica. Sì, che sì. Tutto vero. Hanno avvelenato tutti. Però nel film non ce l'hanno visto. Ah, questa ce l'ha. Questa non ce l'ha. È una visione parziale, diciamo così. Fermi lì, torniamo subito. Pompa sta radio, c'è Trio Medusa. Qui è tutto ok. La mattina me la spasso su DJ. Portogal de Mene, le 807 per cominciare la seconda ora di Chiamate Roma, 3131 su Radio DJ. Al 342-00-00-700 ci confermano che l'episodio del rugby, quando appunto la famosa annata in cui il Sudafrica vinse la finale della Coppa del Mondo organizzata in Sudafrica, che fu il primo segnale di dialogo con il paese di apertura, eccetera, fu storica tra la Nuova Zelanda e il Sudafrica, e vinse il Sudafrica. Incredibile quel film in cui c'è Nelson Mandela, che è proprio lui, no? Quello è Morgan Freeman. Somiglia parecchio, È stata sta roba, poverino. In tanti ci dicono che... No, Trio, guardate che la storia della finale Sudafrica-Nuova Zelanda è vera. Praticamente i neozelandesi la sera prima ricevettero da mangiare tutto quanto, e si sa, insomma, che metà squadra aveva la dissenteria, perché...
E la cosa sembra fosse stata anche un po' avallata dal governo sudafricano, perché c'era veramente la necessità di vincere sta partita, era ritenuta una mossa fondamentale, certo, per il rilancio dell'immagine del paese. Però è risaputa sta cosa. Poro Jono Olomo. Povero. Ma no, è che in Sudafrica si mangia male, ragazzi. Si mangia benissimo. Però me lo ricordo. Nel film non c'è traccia di questa cosa. Che strano, una lettura parziale. Ma è Damon. Morgan Freeman. Sapete dove che si mangia benissimo, e noi lo sappiamo bene, essendo una delle città che ospita anche la DJ Ten, poi parleremo anche della DJ Ten di Milano, Firenze, dove si trova Lorenzo Musetti. Buongiorno Lorenzo. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, ci siamo, comincia il torneo ATP di Firenze. Sì, esatto, comincerà lunedì, quindi siamo carichi, dai. Sei carico. Sembra proprio un torneo cucito apposta per noi italiani. Abbiamo visto il tabellone, ci siete tutti lì a parte tocca ferro. siete tra i favoriti. Sì, no, la cosa bella è che oltre a comunque ad avere tanti ragazzi italiani, ovviamente le punte di diamante siamo io, Matteo, e ora purtroppo Yannick si è infortunato a Sofia, se no ecco sarebbe stato anche lui, quindi speriamo ecco di far riapparire ecco in luce il tennis italiano, e speriamo di farlo a Firenze, visto che è veramente vicino da dove sono nato, quindi spero di avere ecco tutto il pubblico. Ma quello, su quello Lorenzo è ovvio. Io ho avuto l'onore di conoscere Lorenzo insieme a Matteo Berrettini nel ristorante del mitico Giovanni Bartocci a New York, no, Via della Pace, e l'idea è che siete un gruppo di ragazzi che hanno fatto anche gruppo, scusa il gioco di parole. Sì, assolutamente, ecco la cosa bella secondo me adesso del tennis italiano è che ecco sicuramente ci favorisce anche nella Coppa Davis, che abbiamo veramente un bel gruppo e che girando spesso, facendo spesso i soliti tornei, siamo cresciuti insieme sia da giocatori che come amici fuori dal campo, quindi questa credo sia la cosa più importante, ecco, condividere i momenti anche fuori dal campo che poi ti uniscono e ti permettono ecco di creare questo bellissimo gruppo. Allora, tu infatti, sei giovane, Puoi dare qualche consiglio a un ragazzino o una ragazzina che si sta avvicinando al tennis? Come fare a non mollare? Perché è uno sport che fai da solo. Sì, ecco, un po' lo sport del diavolo il tennis, chissà, è ben riconosciuta questa cosa, però secondo me mi sono sempre affidato alla mia passione verso il tennis e il fatto ecco di volermi divertire sempre, anche comunque nella sofferenza, cercare un minimo di divertimento, perché è ovvio che a questi livelli tanti sacrifici bisogna fare, però a un certo punto inizi ecco a divertirti proprio a soffrire, ecco, un po' una cosa strana da dire, però Lorenzo, da atleta credo che tutti li possono comprendere. No, tra l'altro Lorenzo, a proposito di sacrifici, noi ci siamo conosciuti in un ristorante, noi a magnare e beve tutti quanti, Lorenzo e Matteo chiaramente si dovevano tenere. US Open, ragazzi, a pesare il cibo. Io per quello non sono diventato uno sportivo professionista, perché io posso rinunciare a tutto, ma al cibo no. Senti Lorenzo, abbiamo parlato fino adesso di Bari, te mai barato nel tennis? Sapete che un modo per barare e cancellare il segno quando si gioca sulla terra rossa. Era famosissimo Jimmy Connors. Te l'hai mai fatto? Beh, forse a quei livelli no. Forse no. No, diciamo che ecco, non è nella mia natura. Ecco, esatto. Non sono uno di quelli. Ecco, preferisco vincere realmente, onestamente. Però mi è successo ecco, magari di litigare certe volte, soprattutto da più piccolo, con altri che provavano sempre ecco a barare, comunque a segnare altre palle che non esistevano, quindi si fanno il segno per te, fuori, guardala. Lorenzo mi aveva chiesto di venire come ospite a dire We Did, a proposito di scherzi, fagli lo scherzo, segna tutto il campo, così è, come dire. Senti Lorenzo, quando sarai in campo? Adesso tu, se ho capito bene, sei già in campo, tra poco ti alleni, giusto? Sì, ma ora allenamento, quindi è ancora facile. Poi quante ore? Facci la giornata tipo di un tennista. Allora, alle 8 già in campo ad allenarsi, fino alle? No, io questa mattina inizio verso le 9, finisco verso mezzogiorno e poi ricomincio alle 3 e finisco verso le 5, quindi alla fine sono parecchie ore, ecco. Saranno 4-5 ore d'allenamento tra tennis e atletica, quindi
Si fa quello, per quello ragazzi, dicevo che bisogna imparare a soffrire tutti i giorni, E invece in campo quando? Sì, più o meno. In campo, diciamo, come torneo? Come torneo io sono un turno avanti come Matteo a Firenze, quindi noi inizieremo a giocare da mercoledì. E ci sarà siamo un già pubblico... al secondo turno, quindi... E ci sarà un pubblico tutto per voi, tutti a tifare naturalmente i nostri tennisti, con sportività, però, beh, insomma, però con calore come con calore. Sempre. Però calore. Se si può barare, amici esatto. Fiorentini, ma facciamoci riconoscere. Che ne so, tipo, se uno sta perdendo, portatevi una pallina da tennis, lasciatela dalla destra, qualcosa inventiamo. Che bel esempio di sportività, non ne avrai bisogno. Non serve. Grazie a Lorenzo Musetti, in bocca al lupo, grazie, ci sentiamo presto, voi, grazie a te, giornata. Ciao. Ciao. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Coez Margherita, le 816, bentornato Previ, grande esperto e grande patito di tennis, mi sbaglio, a te piace il tennis? Ho giocato molto quando ero ragazzo, ad alti 15-16 anni, sono stato azzurro di tennis, ho fatto un po' di torneini, ma ero con racchette di legno, un po' come Eugenio, vero? Era un po' come Eugenio, era bippa, mi dicevano tutti ottimo stile, il il problema era mandarla dall'altra parte. Certo. Vabbè, che insomma, non è un dettaglio, però la forma c'era. Voglio forma entrare c'era. Nel tecnico, rovescio una mano a due mani perché una mano. Scusa, bravo. Domanda, come il buon Lorenzo. Perché non sei mai venuto a giocare a padel con noi se sei così forte? Lì è più vicino al campo. Allora, ne abbiamo già parlato una volta ed è il caso nel quale tu dici: scusate, ragazzi, non ho più il cellulare perché me l'ha mangiato il gatto. Se... Davvero, secondo me ci sono tanti casi in cui gli animali domestici hanno fatto realmente un danno. Tra poco sentiamo Enrico, secondo me Quinzi qualche danno l'ha fatto. Ma che li fa tutte le volte che è in diretta, no? Certo, sapete, no? Urla, mangia. Disturba. Perché questo intervento si chiama... Nella vecchia fattoria, tante storie di animali oggi. Tanti. Apprezzo animali. Lo sforzo del Previ di tirare fuori sempre notizie simpatiche che strappino un sorriso in un momento dove c'è poco da ridere. Bravo. Dove vogliamo partire? Di animali domestici che fanno danni. Decidi tu. Due record. Allora, ci sono due record. È stato certificato nel Guinness World Records il record del gatto più alto del mondo, al Garrese. Naturalmente misura 48 centimetri, quasi mezzo metro. Ma che gatto? È un gatto savanna. Sono proprio una particolarità. Però non di questa vale, razza. Scusate, i gatti savanna sono molto vicini alla parte selvatica più che a quella domestica. Sembrano piccoli leopardi. Sono addomesticati. Vabbè, addomesticati. Perdonami, non si dice così, si dice... Savanna. Gatto savanna. Un po', sai come? Hanno l'H finale. No, sembrano quei profumi che vanno tra i VIP. Savanna. Suo fratello aveva il record precedente. Savanno? Arcturus Aldebaran. Savanno. Arturus Aldebaran. Come DJ Aldebaran. Ma dai, che cazzo sei scelto? Dai, su. E poi. Peebles è morto, il povero Peebles. 22 anni. Un toy fox terrier, un cane di piccola taglia, che è morto a 5 mesi dai 23 anni. Comunque è entrato nel record. Ne danno il triste annuncio i padroni Bobby e Julie Gregory. Era nata il 28 marzo del 2000, quindi aveva visto un bel 22 pezzo anni del nuovo e mezzo. Aveva un segreto questo, ed è vero, come ha fatto questo cane ad arrivare a 22? Cambiando dieta, ossia gli ultimi 10 anni mangiava roba per gatti, solo cibo per gatti. sono molto più proteici i cibi per gatti che non quelli per cani, quindi è una cura proteica. I gatti, ragazzi, i gatti. Ma a proposito di animali domestici, la notizia... Il nostro eroe si chiama Marino. Marino. È un barboncino. Marino il barboncino. Ci Marino sta barboncino. Una base sexy, Patrizio, su questa cosa. Perché ha fatto Marino il barboncino? È stato Marino. Secondo il Daily Mirror. Autorevole Daily Mirror. Ha zampettato sui tasti del telecomando e ha attivato un abbonamento ad un canale.
okay. Un canale premium, sì, per la cifra di 70 euro. Accidenti, e che ha comprato? Ha comprato Hustler, il canale pornografico. Ma guarda un po'. Che cosa? Com'è che si chiama? Si è fatto la Hustler. È la prima volta che lo sento. Sono tutte lettere lontane, poi vedo qua dalla tastiera. Nulla, nulla è valsa la telefonata del suo proprietario, che si chiama Thomas Barnes. Ha chiamato immediatamente il provider satellitare, cioè, dicendo: il mio cane ha comprato, cioè, con la moglie dietro, secondo me, certo, utilizzando la mia carta. Guardi, e addirittura ha dato il codice di 4 cifre girandola. L'operatore prima gli ha garantito che il problema sarebbe stato risolto, ma si è reso conto che intanto la bolletta era già stata quindi ne è nata una lunga discussione con Barnes, che insisteva che non voleva corrispondere il costo dell'abbonamento che lui non aveva voluto. È integerrimo lui. Sentiamo il cane interrogato. Ma scusi, è stato il cane ad attivare il canale porno? No, quindi è un no. Forse è stato il gatto. Non voglio niente. Ti sei fatto beccare. Il gatto è sempre più onesto, e dice in faccia le cose. Ma pure il cane, Il cane si difende. Certo, dare la colpa al cane perché hai tirato il cane. Questa, dai. Ma mangiato i compiti, sì. Ho fatto tardi, sì. Ma che mattino del cane morto. Con quelle sue didina, vedesse. Ha inserito il codice alfanumerico di 4 cifre. Asterisco, punto esclamativo. Facciamo così, a proposito di film rossi. Mettiamo i Simple Red. Così si chiama, no? Film a luce rossa, ancora. Che vecchi. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. I Simple Red, ci domandavamo tra l'altro, ma perché si dice film a luci rosse? Chissà, fuori dai cinema per si segnalare una luce l'insegna rossa, può essere per l'insegna fuori, no? Perché poi la luce luce rossa forse accesa nei bordelli? Ah, chissà. Postriboli, Giorgio, che alle 8:26 ci sono i bambini. I bambini, nessuno pensa ai bambini. Nessuno pensa ai bambini. E poi abbiamo messo i Simple Red anche perché Driving, c'era il film, naturalmente, The Driving. E guarda, tutto torna legato a che cosa? Patrizio? Non mi ricordo. Al bowling. Al bowling. Canzone travisatissima, c'era Tiro de Tacco, Tiro un sacco. Tiro un sacco. E poi anche Femmena. E allora volevo dire, a proposito, visto che stanno arrivando tanti messaggi di questo tenore, sentite qui. No, altro che cane e gatto, due bastardi. Mi compro le cuffiette AirPods finalmente dopo un anno che le voglio, ce le ho da 3 giorni, me le levo, le lascio sul tavolo 3 secondi, il gatto le fa cadere, il cane se le mangia. Che sono d'accordo, capito? L'associazione delinquere. No, bisogna essere in tre. Attenzione, non sono d'accordo. Il gatto sa che il cane li mangia e quindi fa mangia queste cose non commestibili, ingoiale e poi alza le zampe. Volevo dire che a mia moglie, se è all'ascolto, che forse il gatto potrebbe aver comprato su Amazon un attrezzo abbastanza inutile per stirare le cose da verticale. Il gatto. Desi è la mia password. Ma veramente l'hai comprato? Potrebbe averlo, perché ha visto la musica. Ma alla fine l'hai comprato? Sai che ci litighi per questa cosa? È che ha visto il gatto scrollando su Instagram. Non vedeva l'ora. Lo so. Sono irrinunciabile. La gatta, Desi. Guarda se non torni a dormire sul divano di casa mia. È quella Desi, quella clicca e mica è colpa mia. E lo fanno i gatti, i cani lo fanno, vero Enrico? Buongiorno. Buongiorno, e lo fanno anche i pappagalli. È vero. Quindi che danno ti ha fatto? No, beh, i danni ovviamente sono i cavetti dei telefoni, quelli vengono rosicchiati, sì, ma anche il telecomando. Tenta di acquistare qualcosa, non lo so. Attenzione con queste smart TV. Ti voglio vedere, Enrico, col servizio clienti, guardi, il mio pappagallo ha comprato un film porno. Non lo strozzi, il pappagallo. No, già fatto. Prima o dopo. Però lo sento vivo e vegeto, come è possibile? Vivo. Allora, Enrico, confermi che sarai alla DJ Ten?
Sì, sarò a DJT, forse già domani riesco ad arrivare a Milano. Potremmo anche, potrei anche fare una sorpresa, essere lì con voi. No, ci credo. Insieme, le risate che ci facciamo. Guarda, se ci riesci, vieni all'Arco della Pace, 3:30 ci troverai lì. Sì, sì, infatti, se, okay, se è probabile che ce la faccia. Appuntamento, sì, perché devo venire su a controllare. Devo venire su a controllare mia figlia, sì, cosa sta facendo da sola a Milano. Chissà, nella tentacolare Milano. Enrico, ma ci aspetta la pioggia per la DJT domenica mattina? Sta un po' indebolendosi il campo anticiclone, cioè, ottimo, da domani va indebolendosi il campo anticiclone. Ma questo non fatevi rovinare la vita, la DJT dalle app, perché magari ci sono delle app un po' drammatiche. Sarà probabilmente nuvoloso. Ah, ok. E quindi, per cui, la nuvolosità fa anche bene a chi corre, ma no? Certo, per mettere un po' di freschura più fresca. Sì. Grande Enrico, rassicurante. Quindi DJ Ten tranquilla, resto d'Italia, diciamo che oggi la giornata sarà simile a quelle scorse, quindi qualche foschia sulla pianura padana, pochissime le nubi che girano per l'Italia, tipo nel Cuneese o nel sud della Puglia, però non porteranno ovviamente nessuna conseguenza, temperature ancora alte, appunto nel weekend le temperature un pochino si attenueranno, diciamo che tenderanno a rientrare un po' nelle medie del periodo, perché adesso sono superiori, e per cui insomma aspettiamoci appunto una DJ Ten con un po' di nuvolosità benefica, però la definirei perfetto così. Grazie Enrico, ci vediamo domani alle 15:30 e domenica invece direttamente per la DJ Ten. Un abbraccio, grazie Enrico. Ciao. E dalle 7 alle 9 chiamate Roma, mando un vocale e ascolto il trio Medusa. Cicciput, aiutaci tu, proprio sul finale di Katy Perry, Last Friday Night, This Friday Night, visto che è venerdì 7 ottobre 2022. Abbiamo parlato di tante cose in questa puntata di venerdì, tanti collegamenti, abbiamo cominciato con Giampaolo Montali, golf, Lorenzo Musetti, tennis, un po' sportiva, ma il lato più divertente, esatto, diciamo. E adesso parliamo di animali che fanno danni, perché è incredibile la storia, oggi ne parleranno tutti, è un po' come il vibratore di ieri dello scacchista. Del signore che sostiene che il suo cane ha acquistato 70 euro di porno, e i cani lo fanno. Non è riuscito però a ottenere il rimborso, questa è la cosa un po' scandalosa, non gli hanno creduto, c'è. Ora non c'è Elio Annunti pure lì, non c'è la categoria quella altro per il quale stai dicendo un ordine, altro è stato il cane. Però in realtà al 342 00 00 700, tante testimonianze di danni che sostenete realmente essere stati fatti da animali domestici. Trio, ma vale che il cane mi ha mangiato tutta la macchina? Tutta. Tutti i passaruota, tutti proprio i paraurti, tutti morsicati. No. Come ha fatto? Che cane hai? Cioè, ama la plastica? Ama la plastica? Tutto. I paraurti, no, tutta la parte... ha la macchina di marzapane. No, ci sono allora delle macchine che usano la gomma adesso, no, avete visto? No, fanno i paraurti di gomma, forse quello. No, forse aveva voglia di farsi denti. Il problema è che fanno le macchine a forma di biscotto per cane. È quello. Gattini appena adottati, hanno intorno ai 4 mesi, proprio in questo periodo di ansia per le bollette, mi hanno fatto trovare, tornata a casa dopo una giornata di lavoro, il rubinetto del bidet sparato alla massima potenza, ovviamente sull'acqua bollente. Ma certo, è stato bellissimo. Ciao. Sì, sì. Con la caldaia a cannone che funziona lì continuamente. Ma certo, se hai quello che si solleva così, con le zampine, con la testa. Facile. E no, pensavo che ti avessero mangiato la bolletta per non farti vedere quanto hanno speso. Di solito quello lo fanno i figli. Ma Maria della bolletta! No! Ancora. Ci sono anche danni non materiali. Ah, giusto, danni non materiali, sentiamo. Ciao Trio, come danni valgono quelli psicologici di quella volta che alle medie lo stallone ha visto la mia cavalla mentre facevamo esercitazione con la classe? E che ha fatto? Ciao! No! L'ha guardata e l'ha intimorita. Occhio perché lo stallone compra i porno, sì. Con quegli zoccoletti, no, lui li gira. Male come Trison, ma questo è sicuro. A occhio anche contemplativo. Quante cose cambiano e noi restiamo in bilico. Radio DJ, la trovi anche in podcast. A prendere ogni giorno come viene. Tra pioggia e cieli limpidi sul filo come acrobati.
che si danno il tempo di cadere. Sono qua con le mie novità, sono io. Sono quello che sono, una vita che sale, che scende. Una bella canzone, un ricordo che mi torna in mente. E stasera fa meno paura la malinconia. Sono quello che sono, la mia anima, nuova musica, ma gli amici di sempre. Tu ya sabes que es mejor no mirar alrededor ni buscar a nadie que te salve. Que aprendido a reír para saber superar mis límites y a veces tan solo aceptarlos. Soy yo, soy lo que soy. Yo soy tal como soy, una vida abajo y arriba, abajo y arriba. Una buena canción, un recuerdo que nunca se olvida, que nunca se olvida. Que esta noche no muerde tan fuerte la melancolía, porque soy como soy. En mi alma ya nueva música y los amigos de siempre. Recojo señales del cielo, mañana qué es lo que seremos, con algo de más, feliz con menos, y siempre yo, abrazo las cosas que amo, y el corazón viaja liviano, con algo de más, ser feliz con menos, pero este soy yo, somos. Che sono una vita che sale, che scende, una bella stagione che arriva, che sarà más bonita e más viva, e más viva. E stanotte me siento contento, contento por nada, porque soy lo que soy, yo mi alma già, nueva música, con los amigos de siempre, soy yo, somos. Eros Ramazzotti alle 8.45 su Radio DJ. Previ, prima di farti dare il resoconto dei messaggi arrivati, senti questo messaggio audio. Ciao ragazzi. Ciao. Io invece avevo una pecora nana francese che mi ha distrutto tutto il paraurti della macchina d'estate e anche la mia schiena. Certo. Allora, pecora nana francese. Certo. Allora, voi immaginate la scena. Ah, boh. Tutto il tempo. Macchina italiana, suppongo. Oh, cioè, forza, per forza. Italiana. La me. La e ricomincia. E questa è una pecora nana, eh? Però ce la fai come un pecora. No. Ma perché è diventato topo e alla fine? Non è diventato topo. No, no. La vostra soddisfazione è il nostro miglior play. Ah, beh, certo. Okay. Passiamo ai messaggi. Che robe eclatanti. Ricordiamo il punto di partenza, è sempre il cane che si chiama Marino. Marino. Il cane Marino. Marino, quel cane porcellino che ha comprato i porno. Comprato non porno. Il padrone. No, no, della TV. 70 euro, attenzione, 70, certo. Quindi anche tanti. No, no. No, tanti. No, no. Il catalogo si è fatto. L'abbonamento. Abbonamento annuale. Annuale. Allora, scusa, ma mentre tu chiami, dica uno il canale. Padrone di Marina. Mi dica la sua data memorabile. Io veramente, cioè, ma paga e baffa i miei. Ma sì. Che bella figura, dai. Ma secondo me è dietro la moglie che con
controllare. È stato il cane, certo. Animali che entrano e escono da casa liberamente. Bruna, il gatto che avevo prima, aveva capito che il signore che lavora da rigattiere sotto casa sapeva chi citofonare per farsi aprire. No? Vedeva il gatto lì, citofonava. La prima volta vado a rispondere al citofono, chiedo chi è, risposta il gatto. Ho detto, cazzo, hai imparato a parlare? Sono io, Bruno. Sono il gatto. Ricordiamo la barzelletta più bella del mondo. Nonna, ma il gatto parla. Non è vero! Non è vero! Sempre bella. Giuliana, i miei cani ci hanno chiusi, chiusi fuori di casa chiudendo un catenaccio alla porta d'ingresso. Proprio con la chiave. Hanno fatto le cose via la chiave, eh? Per certo, bene. Certo. Fabio dice, ogni giorno io e mia moglie vediamo migliaia di filmati di gattini che fanno robe buffe. Uh-huh. Allora ci diciamo, noi ne abbiamo quattro, ma perché non lo facciamo anche noi? Certo. Così facciamo i big money. Big money. Certo. Ma quei maledetti smettono di fare cose buffe non appena premo rec. Perché non è possibile. Lo sanno. Devi parlare con la gente. La mia gatta, quando sono in smart, salta sul PC e mette in modalità aereo perché non vuole rotture di collo. Modalità aereo. Simone, con il mio inseparabile amico a quattro zampe, il baffo, eravamo a spasso in montagna nel bosco e io avevo un impellente bisogno di evacuare il bisognone. Il bisognone. Grosso. Mentre che mi sto impegnando, il baffo era a pochi metri da me, fermo che mi guardava. A un certo punto si erano scambiati le ruole. Giustamente il sacchetto. E faceva le foto. A un certo punto si è messo anche lui a fare il bisognone, perché l'amore è condiviso. Perché l'amore si vede nel momento del bisogno. Giustamente. Il mio capibara Johnny Depp mi ha fatto chiaramente capire di non gradire la mia ultima fidanzata. No, niente. Ehi, Andrea, quella non fa per te. Lì è un casino. Se non va bene l'animale domestico, devi cambiare fidanzata. Il mio fidanzato giocava in borsa prima di ogni decisione e consultava l'iguana. Sosteneva che fosse molto meglio del suo consulente finanziario, visti gli ultimi investimenti. E le piegature. Certo. Io e mia moglie, come animale di compagnia, abbiamo, attenzione, gli insetti stecco. Certo. Praticamente si mimetizzano. Poi stanno fermi tutto il tempo. Esatto, questo per dire la qualità del nostro matrimonio. Days aching, nights are long, 2 years and still you're not gone. Guess I'm still holding on. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. News Capaldi, Forget Me. Concludiamo con un messaggio che parla di, non proprio danni, ma di cose che fanno animali domestici. Ogni volta che tornavamo a casa trovavamo il gatto seduto sul divano e la TV accesa. Certo. Giuro. Sì. Ho anche il video che testimonia. Dici che cosa guarda. Beh, certo guarderà. Cosa guarderà? Ma certo guarda, Don't Forget the Lyrics. Ma per dire i documentari sulle tobe. Per amor di battuta non facevo la marchetta. Grazie collega. Grazie Veronica, grazie Stella, grazie Patrizio, grazie Previ. Appuntamento domani 15:30 al DJ Village ad Arco Sempione a Milano. Mi raccomando, vi aspettiamo tutti. Buon fine settimana da parte di Giorgio, Gabriele e Furio. Ciao Alina Milano, ciao Fabio. Ciao ciao. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.